grandissimo piacere oggi AIRP dona questo assegno al reparto di nefrologia pediatrica della De Marchi di Milano. Questa somma è stata raccolta grazie al 5 per 1000 di tutti i nostri donatori, più tutte le raccolte fatte da Veronica e Ugo in memoria di Beatrice per dire stop al rene policistico recessivo. Abbiamo fatto tante raccolte insieme, abbiamo fatto anche una marcia in ricordo di Beatrice, abbiamo fatto tanti cuori che ricordano Beatrice, e sono sicura che gli occhi luminosi di Beatrice illumineranno sempre la loro vita. Siamo qui in clinica pediatrica in De Marchi, nella nefrologia pediatrica, per iniziare un progetto europeo sicuramente molto importante e interessante che riguarda il rene policistico di tipo recessivo, che è una malattia rara del bambino piccolo, rara ma molto grave, perché in un 50% dei casi conduce alla necessità di dialisi nel bambino molto piccolo e alla necessità di trapianto di rene. Ed è importante, proprio perché è una malattia rara, avere dei dati utili da un punto di vista clinico, e il progetto di raccogliere tutti i pazienti europei in un unico registro ci permetterà di avere delle informazioni cliniche molto importanti proprio per la gestione di questi bambini, che metterà insieme tanti bambini europei per un migliore trattamento loro. La mia soddisfazione, come il più vecchio forse dei pediatri, l'ex direttore della clinica pediatrica, soddisfazione che una associazione privata potenzi un aspetto di un'attività, anzi più che un aspetto, un'attività medico-scientifica della nefrologia pediatrica, e particolarmente nel campo del rene policistico. Sono soddisfatto perché questa donazione viene, io credo, in un momento molto opportuno. Nel momento in cui il professor Montini, che ha preso la direzione di questa unità di nefrologia e dialisi pediatrica ormai da 2 anni, la nefrologia pediatrica, dicevo, della clinica De Marchi è in grande sviluppo e potenziamento. E allora voi, per un obiettivo così significativo come l'adesione ad un registro europeo per il rene policistico recessivo, vi appoggiate adesso ad una guida, professor Giovanni Montini, e ad una unità operativa, quella che lui dirige, in pieno sviluppo, in piena attività, che anche, devo dire, ha un credito internazionale molto ben stabilito. Quindi grazie mille anche da parte dell'Associazione Bambino Nefrobatico, che io qui rappresento probabilmente, che ha creato e sempre sostenuto questa unità. Grazie mille. Noi stiamo portando avanti da questa consigliatura in maniera molto energica la realizzazione del nuovo ospedale, che sorgerà proprio qui sui vecchi padiglioni che sono stati demoliti proprio al centro del nostro ospedale. Quindi manterremo la struttura qui, sarà una struttura costruita, ed è la cosa molto bella che ci fa molto onore, con risorse interne dell'ospedale, quindi useremo 200 milioni dell'ospedale grazie alla beneficenza e benevolenza dei milanesi e dei lombardi, che nei secoli hanno donato all'ospedale proprietà immobiliari che ci permettono adesso, con una bellissima operazione tra parentesi di housing sociale, di costruire l'ospedale nuovo, un contributo di Regione Lombardia e un contributo del Ministero, ma meno rilevanti rispetto all'importanza. Quindi questo per noi è motivo di orgoglio. Sarà un ospedale molto innovativo, nuovo, che supera l'attuale
organizzazione a padiglioni un po' superata, sarà un monoblocco costruito con due parallelepipedi seppiani collegati da una piastra centrale con un tetto verde grande quasi come i giardini della Guastalla, quindi faremo anche una operazione di riportare un po' più di verde in centro nella nostra città, e uno di questi due parallelepipedi sarà dedicato completamente alla neonatologia e alla pediatria. E all'interno di questo padiglione, quindi moderno, attrezzato, eccetera, ci sarà chiaramente un ampio spazio per la, adesso stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli, per la nefrologia, che per noi è un punto importante di orgoglio, soprattutto la nefrologia pediatrica, che ci sta dando tante soddisfazioni e che attira anche, e devo ringraziare l'associazione, tanti aiuti, tanta beneficenza per svilupparla sempre di più. Un ultimo accenno alle malattie rare: noi siamo un ospedale proprio votato alle malattie rare, ne seguiamo più di 200 e quindi con molta gioia partecipiamo a questo progetto e siamo veramente molto orgogliosi e felici di poter continuare a dare speranza a tanti bambini con malattie rare e difficili. Grazie.